schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un money glitch molto molto facile ragazzi da fare con un amico. Abbiamo bisogno dell'auto che vogliamo duplicare e dovremo stare nel party col nostro stesso amico. Allora, questi sono gli unici requisiti che servono ragazzi, ovviamente la base operativa, perché lo dobbiamo fare dentro la base operativa. Però non abbiamo bisogno di Avenger, non abbiamo bisogno di COM. L'unica cosa che ci servirà è la targa personalizzata oppure invisibile. Allora, il nostro amico che cosa dovrà fare? Dovrà andare in una missione creata da Rockstar, andrà in missione, un lavoro da titano e si fermerà all'interno della missione con la sessione Kitano. Se non gliela fa avviare da dentro la base operativa, gli dite al vostro amico di uscire, provare a avviare la missione da fuori e poi rientrare e l'avvierà da dentro. Perché a me è successo che non me la faceva avviare direttamente da dentro la base operativa, ma penso sia stato un problema dei server, magari a voi non succede. Quindi a questo punto prendiamo la nostra LG con targa personalizzata o targa invisibile. Vi lascerò un video qui in alto a destra, adesso vi comparirà la scheda e cliccate sulla scheda e vedrete il video per fare la targa invisibile per chi non può mettere targhe personalizzate. A questo punto ragazzi saliamo in macchina, che cosa dobbiamo fare? Andiamo nel party, facciamo sull'amico un partecipa a sessione. Aspettiamo il caricamento e lo annulliamo. Il primo caricamento annullatelo sempre perché è il meno veloce. Quindi rifacciamo partecipa a sessione e subito dopo acceleriamo rapidamente ragazzi e accettiamo il primo messaggio. Se tra il primo e il secondo messaggio vedete lo schermo nero, significa che il glitch sta funzionando. Se invece vedete l'auto dall'alto sulla strada, fuori dalla base operativa, il glitch non sta funzionando. Invece se vedete tutto nero tra un passaggio del primo messaggio e il secondo messaggio, rimanete in questa schermata per 60 secondi, anche qualcosina di più ragazzi. E quando sono passati i secondi accettate anche quel messaggio, vi darà un messaggio di errore, vi riporterà in sessione ma sotto mappa come sono io ragazzi. Allora io questo glitch l'ho visto fatto con il COM, però ho voluto farlo senza COM perché ho visto che funzionava e ho detto vabbè, ci sono tanti che non hanno il COM e quindi lo facciamo senza COM. E come avete visto in mappa l'auto non compare, sono sceso apposta per farvi vedere che non compare l'auto in mappa. Come ho detto l'ho visto fatto con il COM da più di qualcuno, però io ho voluto fare di testa mia e ho visto che funzionava e ve l'ho portato sul canale. Quindi a questo punto ragazzi l'unica cosa che dobbiamo fare è andare in un garage che sta vicino a noi, un garage che ci è più vicino, che sta più vicino possibile alla nostra base operativa. Io vado in questo, lascio l'auto fuori, come vedete l'auto in mappa non si vede ragazzi. Mi raccomando le targhe ragazzi, vi faccio vedere la targa. Io adesso non ce l'ho personalizzata e non ce l'ho neanche invisibile, quindi vedete bene questa targa perché quella targa si clonerà. Il mio clone automaticamente non servirà un cazzo, io lo butterò, però per fare il video avevo quella e ho usato quella. Quindi nel garage dovrete avere tutte LG RH8, auto da sacrificare, auto da buttare via. Uscite fuori con la LG RH8, vedete che l'auto è rimasta lì in strada ragazzi. Quindi a questo punto salite in auto ed entrate nel garage e il glitch è fatto. Quando entrerete nel garage vi farà un bug stranissimo, però avete fatto la vostra duplicazione. Allora io ho semplicemente rispolverato un vecchio glitch, o meglio è una mescola di due glitch insieme. Quindi
andiamo a riportare quest'auto nella base operativa solo per farvi vedere che comunque l'auto è stata duplicata, ragazzi. Quindi rientreremo nella nostra base operativa, io rientrerò nella mia base operativa solo per farvelo vedere a mestiere il glitch, perché mi piace essere corretto, e andremo a vedere in pratica che io qui sto a fare le montagne russe, sto a fare, non so, sa, tante volte vado bello liscio liscio e tante volte niente, comunque vabbè, fa niente, tanto siamo arrivati, ho fatto il cavallino pazzo, ho fatto, e quindi a questo punto ci dirà base operativa piena, perché io c'avevo la base operativa piena, e andremo a vedere il clone. Ovviamente questo clone, come vi ho già spiegato in partenza, avrà la stessa targa dell'originale, quindi per questo vi dico che dovete avere delle targhe personalizzate o perlomeno invisibili, in maniera tale da non avere targhe alfanumeriche clone, visto che è considerato che con targhe alfanumeriche clone scatta immediatamente il blocco. Vi lascerò anche il video del blocco giornaliero sempre nella stessa scheda in cui stavate. Come vedete qui abbiamo l'auto, ma è invisibile. Io adesso la metto a posto di questa Elegy, e a questo punto, ragazzi, per rifare il glitch, che cosa dovete fare? Andate sul pallino azzurro, muovete l'auto e l'auto vi ricomparirà magicamente. A questo punto, ragazzi, non ho nient'altro da aggiungere, vedete, queste sono tutte le auto. Un saluto a tutti, al prossimo video, ciao a tutti.